Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mortal Online 2, un gioco che io avevo giocato, il primo diciamo, diversi anni fa, ed è un gioco sviluppato dalla Starvolt, viene venduto su Steam a 33,99. Vi dicevo, avevo giocato il primo capitolo, era un gioco online, aveva anche qualcosa a livello di sottoscrizione, era uno dei giochi più belli a livello grafico ai tempi, è uno dei migliori sandbox che più si avvicinava a quello che era il concetto di Ultima Online, cioè il fatto di potervi craftare veramente tutto, il fatto di potervi fare la casa, casa che arrivò dopo diversi mesi di update, di patch. È un gioco che però era estremamente macchinoso, cioè voi andavate al cavallo, mettevate la roba nella bisaccia, salivate a cavallo, andavate, dovevate mangiare. Io ci avevo giocato insieme alla mia gilda. Intanto ci avevo giocato da solo, poi mi ero unito alla mia gilda che mi aveva spiegato come funzionavano le meccaniche di gioco. La gilda erano i ragazzi di Avery, che saluto, insomma, se giocano ancora qualcosa, insomma. Ci avevo giocato, li avevo conosciuti su Vanguard, Saga of Heroes, grandissimo gioco, purtroppo era chiuso. Lo voglio iniziare insieme a voi, non lo vedrete fluidissimo, credo, perché, vabbè, sto giocando tutto al massimo. Dovrebbe girarmi bene, ma con il fatto che sto registrando, insomma. Ah, tra l'altro, vi volevo far vedere una cosa. Qua, nella lingua, l'italiano è al 14%, quindi non sarà tradotto. Ecco, quello volevo farvi vedere. Il gioco, attualmente, se consideriamo solo Steam, poi non so se abbia anche il suo launcher, quello vecchio lo aveva. Quindi, considerando solo Steam, il gioco ha circa una media di 800-900 giocatori al giorno, con dei picchi di 1000-1100. E ha una gran pecca questo titolo. Avrà, alla fine di questa beta, perché mi pare che siamo ancora in beta, un canone mensile. E lì, secondo me, la mia critica subirà la sua fine. Perché è un gioco sandbox, è un gioco di nicchia, quindi è un gioco solo per... Non è, diciamo, di facile accesso per la massa. Quindi... il canone, secondo me, non ci starà benissimo. Non mi interessa più di tanto fare il personaggio, perché qua si può scegliere la linea di sangue, perché ci sono varie razze. In pratica questo va a cambiare un pochino la conformazione della nostra persona, quindi possiamo mettere i genitori, c'erano varie razze, e questo ci va a cambiare la nostra cultura, che non è tradotta ancora. Abbiamo gli attributi, dove possiamo scegliere l'età. La nostra forza, abbiamo dei punti da distribuire. Forza e intelligenza, perché quello che potremmo fare è andare a diventare più o meno forti anche giocando. Una delle particolarità molto belle, lo lascio così, non mi interessa. Posizione iniziale Haven, nome è Indie. E gamma. Ok. Sì, dai, tanto dovremmo essere tutto. Vedete che abbiamo gli antenati, umano, Alvarin, Ogmir, Tursar, umano, la razza. Ok. Dovremmo aver fatto tutto. Iniziamo. Ed entriamo in partita. Entriamo sul server di gioco. Tenete conto che è un gioco dove c'è la morte con la perdita di tutto. E quindi diventa molto importante non morire e non attaccare gli altri, perché comunque c'è un full PvP. Inoltre, la parte di crafting, io la ricordo nel primo capitolo, non la vedremo qui perché stiamo facendo, diciamo, una prima prova tutti insieme. Ricordo che era molto bello perché si imparavano le ricette e il crafting di una semplice spada comprendeva il crafting del manico, dell'elsa, l'impugnatura, l'elsa, la lama, lo stile di arma, quindi insomma era molto molto carino come titolo. Graficamente io ricordo del primo titolo era uno spettacolo, soprattutto il bosco. Adesso qua c'è questa luna dilaniata da quel cratere lì. Ripeto, non lo vedrete probabilmente fluidissimo. Il gioco è sicuramente più ottimizzato del primo capitolo, infatti graficamente più bello.
Il punto forte che io ricordo era la conformazione degli alberi. Si chiamava Spit Tree, non so se si chiama ancora così. Si può commerciare con il venditore e andare a comprare roba. Io adesso ho solo la mappa e una torcia, non ho altro. Quindi diamo un'occhiata. Qua vedete che abbiamo le varie al training dummies. Allora, praticamente io guardando la mappa mi è sempre piaciuta molto. Anche perché io ricordo che nel primo capitolo non mi veniva indicato dove ero. Quindi io non ho idea di dove sia. Sono sotto la luna già. No, le due lune, anzi. Sono all'interno di un villaggio, ma non so. Devo andare al training dummy, che non so dove sia, onestamente. Però mi dà un indicatore là, quindi ci andiamo. Vedete che la visuale è proprio prima persona, ma con il. Vedete anche il corpo. Sì, ha degli scattini, ma è dovuto semplicemente alla registrazione, quindi non c'è da preoccuparsi. Che poi rievoca tanto, come questo è per l'incantamento degli oggetti, rievoca tantissimo ESO. Qua vedete che col tasto Tab abbiamo la possibilità di vedere il personaggio, le statistiche, i titoli che abbiamo. Questi non so, sono i talenti ancestrali. Soldato. Va bene. E qua sotto abbiamo Open Charter Sheet, che è quello dove siamo già adesso. Abbiamo Open Social con la Gilda, gli amici, possiamo invitare. Abbiamo Open Skills, quindi praticamente abbiamo tutte le skill. Meditazione, allenamento mentale, equilibrio, blocco. Non so onestamente neanche quanto ci giochino gli italiani, quindi so che i ragazzi di MMO.it ci giocavano. Anche equitazione, perché il cavallo comunque dovete saperlo portare. E qua sono tutte e salgono man mano noi facciamo le cose. Qua, no, pensavo fosse un altro giocatore, invece no. Stiamo andando al Training Dummies. Tra l'altro, le impostazioni grafiche, siamo praticamente quasi tutto al massimo. Epic, texture, facciamo epic anche quelle. Sarebbe stato bello vederle di giorno. Comunque, la cosa bella erano le piante nel vecchio gioco. Mi piacevano veramente tanto. Poi si potevano tagliare le piante, si potevano costruire cose. Allora, questo è il Training Dummies, che ha questo alone blu intorno. Ok. Prima di ingaggiare, hai bisogno di togliere la tua arma. Puoi toglierla con la X. Io ce l'ho, sì. Puoi fare un attacco rapido con il clic sinistro. Ok, eccolo qui. Cliccando per attaccare. Ok. Praticamente ci sta indicando che quando si riempie il cerchio. Vedete che facciamo un colpo. Ok, puoi fare quattro tipi di attacchi quando sei in melee, a destra, a sinistra, sopra e un danno di piatto. Ok. Vedete che muovendomi, premendo con la freccia, posso fare i quattro attacchi. Ok, praticamente tenendo premuto il tasto destro del mouse posso. Bloccare a sinistra, bloccare a destra. Infatti, vedete che cambiano le freccettine. Praticamente, quando io premo, adesso non me lo fa più fare. Premo, vedete che mi sta parando da una parte, mi para dall'altra, mi paro dall'alto e mi paro dal basso. Quindi, interessante come cosa. Vai al cimitero, ma io non voglio andare al cimitero, voglio andare al crafting table, cosa più importante. Quindi, mi sa che dobbiamo tornare in città. Trovo. Mi aspettavo onestamente un po' di più dal punto di vista degli alberi, che io amavo nel primo. C'era ambientazione desertica, c'era ambientazione di ogni tipo, ma gli alberi erano veramente fatti bene. C'era anche un minimo di movimento, qua vedo tutto abbastanza statico. Però non è un gioco, diciamo, che potrete apprezzare guardando un video come questo. Questa è una prima scoperta.
perché serve veramente della gente che vi spieghi come funziona. È uno, penso, degli MMORPG più di nicchia che per il pubblico d'oggi non va bene, secondo me. E per il pubblico di una volta, perché questo gioco è un gioco spettacolare. Sarebbe stato spettacolare 20 anni fa. Ha finto la stamina. No, e lo dico con un certo dispiacere e nostalgia, perché poi magari mi dite no, conosco bene la community è fiorente, bene, non sono sicuramente giocatori giovani però. Segui l'Hammer e Anvil, ok, quindi devo andare qui, Crafting Table, ok, mi sta facendo vedere come funziona, quindi premo il tasto R, posso fare una spada a una mano, Elsa girata, vedete che abbiamo la testa Elsa girata. Mi serve il materiale. Find cotton. Ah, devo trovarlo fuori dalla città. Bene, andiamo a vedere allora quanto si va qua fuori. Mi fa fare bellissimo perché nel primo capitolo non spiegavano nulla. Bene. E qua potete attaccare, ci sono i lupi, ci sono i mob, ci sono i dungeon e gli altri giocatori. Che tra l'altro non mi sta indicando minimamente dove io. Probabilmente siamo qui. C'è la statue, Heaven Statue, che non vedo. Ma no, ma sembra più un villaggetto. Graveyard? No, infatti stiamo uscendo da qui, mentre stiamo andando verso il fiume. Comunque, dice di trovare il cotone, poi tieni premuto R quando sei vicino al cotone. Eccolo qui, gutter. Raccogli 50 di cotone. La tua nuova arma, non ho letto in tempo. Find Applewood. 200 metri di là. Andiamo. Sperando che in questo tutorial ci abbiano messo in un posto senza mostri, senza lupi. Eh sì, c'è il fiume, no, la mappa era giusta. Mappa era giusta. Gravewood. Ah, me lo sto già tagliando. Però non mi serve quello. Mi attaccano? No. Ah, poi sono fatti come movimenti, sono fatti molto bene, devo dire. Qua c'è un alambicco. Andiamo avanti. E mi ricordo che era molto bello perché comunque ognuno aveva il suo cavallo. A me ne avevano procurato uno in Gilda. E aveva tutta la bardatura, tutte le bisacce, la sella, quelle cose lì, e ci salivo e si andava, si cavalcava tutti insieme, ci si fermava, ci si riposava e la mappa era veramente immensa. Cioè voi da una montagna, cima di una montagna, vedevate tutta la vallata e la attraversavate con tutti i pericoli del caso. Adesso sto tagliando la linea con una spada. Ok, dai, dobbiamo arrivare a 50. Spero di riuscire a trasportare tutto. E dovrebbe esserci, vedete in alto a sinistra, vicino al nome, c'è quell'altoparlantino. Dovrebbe esserci anche la chat vocale parlando in gioco. Aspettiamo. Cioè, come immersività è totale. Sono in sintesi tradotti solo i menu. Non i testi delle spiegazioni delle varie razze, delle varie culture. Il gioco non costa poco sicuramente, era al canone mensile e non so se costerà forse 14,99 15 euro, quindi non poco, e se hai 800 giocatori, 1000 giocatori, non lo so quanti ne rimarranno dopo, non lo so, però sono convinti, sono rimasti comunque sempre di quest'idea del canone mensile, quindi non so, però è già tanti mesi che al momento in beta libera, quindi al momento non si paga. Dai, me ne manca uno. Ok, così vediamo anche il crafting. Preso.
Return to crafting table. Ok, non voglio mettermi neanche ad attaccare i lupi. I lupi cinghiali perché non voglio morire subito. Diamo un'occhiata anche a com'è l'acqua. E poi è notte, quindi non... gli effetti di luce sono molto belli. L'acqua, insomma, Unreal Engine 5, DirectX 12, alberi immobili, assolutamente immobili. Non dico di farli come Oblivion dove ballavano, però devo trovare la critica io. Io sono sempre molto molto permissivo, ma di bocca buona se vogliamo, ma inizio a dirmi, è un gioco che costerà al mese? È un gioco che è un hardcore PvP looter immersivo con le skill sandbox, le rede di. Allora io sono un pochino più attento a tanti altri dettagli. Perché onestamente io, se parliamo di MMO, non ne ho mai trovato uno che mi piacesse da morire da giocarci mesi. Non ho mai giocato, a parte Ultima Online, non ho mai giocato per mesi o anni a un gioco. E mi sono sempre avvicinato e allontanato da tanti giochi. Dal classico World of Warcraft, passando per tanti altri. New World, Vanguard, che era canone, che pagavo volentierissimo perché era un gran bel gioco. Lord of the Rings Online, ho pagato il canone anche di quello. Ho preso... Mannaggia, non me lo ricordo come si chiamava quel gioco. Era un full loot PvP. Ma non me lo ricordo come si chiama. Della Aventurin. Aventurin, mi pare. Basic crafting. Craftare richiede molti step. Tieni il premuto R per aprire. Ok, left click sul tipo. Right click sul materiale nel tuo inventario. Tieni in mente che le armi, i grip delle armi possono essere fatti solo in certi materiali come seta, cotone, lana, pelo, insomma, o pelle. Sì, va bene. Proviamoci. Così per farvi vedere anche com'è. Allora, facciamo questo. Core material, vediamo se si può fare in cotone e in legno. Ok, ho fatto questo. Lama corta pesante. Ok, molto bella l'animazione. È un notevole passo avanti rispetto a quello vecchio, eh. Ok, hold to craft. Ok, congratulazioni, hai appena fatto la tua prima vera spada. Non è molto affilata o pericolosa, ma è un inizio. Guarda cosa succede premendo tab, apri il tuo inventario, right clic sulla nuova spada ed equipaggiala. Premi la X per estrarre la spada. Ok, ma perché io non ho già una spada adesso? Cioè, mi ha fatto credere di avere una spada? Sì, ma infatti c'ho già una spada. Acciaio, spada, lama corta con impugnatura pesante. Io ho questa, che pesa 0,22, questa pesa 1 kg, quindi... pesa comunque un quinto. Durability 250 massimo, questo 2,64. Io clicco col destro e me l'equipaggio, vediamo. Sì, si vede che è di legno. Ok. Esca. Close charter window. Ok, sì, ci siamo. Ok. Per espandere la lista delle cose che tu puoi craftare, hai bisogno di leggere i libri delle skill. I libri sono venduti dai librai e venditori in giro per il mondo. Non te li daranno gratis. Fortunatamente i vendor accettano molte risorse in cambio dei loro item. Quindi, abbattiamo ancora Dapplewood per commerciare per uno skillbook. Tuttavia, io adesso, come ultima cosa, voglio andare al cimitero perché voglio fare un po' di combat. Ovviamente non con la spada che ho fatto, ma con la spada d'acciaio perché non sono scemo. 400 metri andiamo al cimitero. Mi chiedo se queste pozze siano sempre lì o se ha piovuto. Sarebbe un surplus non indifferente. Comunque, stiamo andando al cimitero che veniva riportato sulla mappa. Quindi, come abbiamo visto, siamo andati qua dietro al fiume e ora stiamo andando dalla direzione opposta. Dovrebbe esserci un ponte che noi attraversiamo uscendo dalla città. Attraversiamo un ponte che non so dove sia e poi andiamo a destra e dovrebbe esserci il cimitero. Siamo già a 300, già siamo a 300 metri.
Belle queste quest perché comunque ci immergono un pochino nel gioco. Poi mi chiedo, questa sembra una porta finta. Infatti lo è. Sì, la porta è lì. Sta sorgendo il sole. Mi piacerebbe dare un'occhiata dall'alto, un pochino com'è il posto. Intanto in basso a sinistra vedete la chat, c'era già dall'inizio, ma niente di che, vi dico la verità, niente di che. Mi aspettavo onestamente di più. Le montagne bellissime, l'effetto del sole che sorge, sì, probabilmente c'è la nebbia, c'è. Però, onestamente, ai tempi era bellissimo, ripeto, ma ora un po' meno. Però non è quella la grafica, però se devo vivere immergendomi in un mondo, vivendo ogni respiro del mio personaggio, mi piacerebbe vedere qualcosa di più bello. Da vedere. Qua è dove eravamo prima, c'è il camp. Andiamo al graveyard. Poi c'è un dungeon, le rovine, e c'è un sacco di cose interessanti. Non credo sia nemmeno il gioco da fare se si è da soli, ma se mi sbaglio, qualcuno magari in chat lo sa perché lo sta giocando, mi comunichi che sto sbagliando, insomma, che il gioco è godibile anche da soli, che sarebbe interessante un po' per tutti saperne di più. Allora, il cimitero dovrebbe essere là. E vediamo. Generalmente, comunque, una volta morti si riparte nudi e si deve andare a recuperare il corpo. Ovviamente, se ci ha uccisi un altro player, non so se abbiano riveduto il concetto di PvP, però se ci luta lui, insomma, la roba non la troviamo più. Ecco, questo è il cimitero. Ok, questa. Ci sono molti modi di guadagnare vita. Puoi usare pozioni, magia e bende. La più comune è riposare. Usa la skill resting, premi L, ok. Va bene, premi L per continuare. Ok, premo L, riposare. Meditazione. Vedete che qua sotto le skill salgono. Live è L. Vorrei usare la mia skill a riposare, che è questa. Posso trascinarla qua sull'1. La uso e riposo. È ora di combattere veramente. Il miglior modo è parare e contrattaccare. Ok, sì, va bene, non mi interessa. Tanto andiamo, dai. Questo non so chi sia, ma è un vendor. E mi vende pezzi di armatura. Va bene, dai, proviamo subito un combat così velocemente. Così diamo un'occhiata. Combattimento ricorda quello di Kingdom Come Deliverance. Vedete, faccio la parata. Tengo premuto, vediamo se riesco a infilzarlo. Sì. Ma mi sta facendo male. La vita si vede in alto, vicino alla nostra. Abbiamo già perso un po' di vita, abbiamo perso anche. L'importante è non perdere la stamina. Non escono comunque dal cimitero questi tizi. Ce ne sono veramente tanti. Devo fare un parry. Ok, poi una delle soddisfazioni è appunto saccheggiare il nemico appena ucciso, prendendo le sue cose. E questo è anche il combat. Ovviamente, andando qua, credo sia possibile tagliare la legna anche qui, ovviamente con quello che abbiamo, e prendendo la relativa legna, così come il mining, quindi si mina con la spada, che non è proprio il massimo. Comunque, sta sorgendo il sole. Quindi vediamo se riesco ad andare un po' dall'alto e vedere un po' il panorama. Perché qua, visto da qua, non è neanche così male.
Sì, poi è bruttissimo quell'alone blu che gli mettono sotto le cose, ma non c'è molto da fare. È una palude alla fine. È interessante. Non so se la mappa sia tutta qua, ma è l'isola iniziale. Capovolgi la mappa. Ok. Questa è la città. Sì, perché questa qua è la mappa del tutorial, perché poi si inizierà sulla città vera, sul mondo vero e proprio, quindi secondo me è decisamente migliore di quest'isola. Non c'è neanche modo di saltare questa parte, credo. Però direi che al momento qua ci sono anche gli spellbook che non abbiamo. E il pet menu con la possibilità di far attaccare i pet che ci seguono. Allora, ragazzi, questa è la base del gioco. Insomma, un primo sguardo a Mortal Online 2. Gioco che potrebbe piacere ad alcuni di voi. Non è brutto, non, il concetto di gioco, guardate che luminosità qua, che illuminazione. Veramente, ho attivato l'impostazione che calcola ogni secondo di dove sta puntando il sole, dove illumina e il movimento dei raggi passa attraverso gli oggetti. Non è brutto, è un gioco veramente bellissimo e per come piacciono i giochi a me, questo è un gran gioco. Per quello che cerco io, ma so che quello che cerco io non è quello che cerca la maggior parte della gente, quindi per quello metto un po' le mani avanti perché tra chi inizierà a dire no, non c'è l'italiano, no, è troppo difficile, no, si pagherà, abbiamo già scremato l'85% della gente che sta guardando il video, quindi insomma, metto un po' le mani avanti, ma non perché il gioco sia brutto, ma perché il gioco sia un po' particolare. Questa è l'isola iniziale, quindi faccio vedere un po' dall'alto. E la cosa bella è che non pensatela per questa mappa, ma per quella che poi sarà la mappa totale di gioco una volta finito questo parte di tutorial. Avrete davanti a voi la foresta sterminata. La montagna con in cima il villaggetto o l'accampamento dei vostri amici, dovrete attraversare tutto e arrivare là. Non ci sono teleport, a quanto visto, a meno che non abbiano messo i maghi con in grado di farlo. Si attraversa tutto con il rischio di animali feroci, mostri e altri giocatori. Quindi ragazzi, io chiudo qui questo video di presentazione su Mortal Online 2, 33,99 €. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se ne sapete di più, ovviamente. Non puntatemi il dito, ma scrivetemi nei commenti, insomma, quello che c'è in più da sapere su questo titolo. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!